Ciao a tutti ragazzi, io sono Alessia, benvenuti nel canale di Mechabooks. Volevo dedicare questo video alla mia personalissima recensione della maga tessitrice di Elena Paoli. Premessa, questa recensione è una mia personalissima opinione, non vuole essere offensiva nei confronti dell'autrice assolutamente, né nei confronti di chi ha apprezzato il libro. È semplicemente il mio brainstorming alla fine di una lettura che non è proprio quella che mi aspettavo. Ho acquistato la maga tessitrice in versione ebook su Amazon. Sono una grande fan del fantasy italiano, mi piacerebbe scrivere un libro, quindi amo supportare chi ha la mia stessa passione. Vedo che Fanucci sta pubblicando tantissimo libri di nuovi autori emergenti, perciò insomma mi sono buttata, ne ho acquistati in realtà una cosa come una decina. Piano piano li recupero tutti. Purtroppo, per quanto riguarda la maga tessitrice, ci sono una marea di cose che non mi hanno convinto. Non starò qui a ripetere la trama, la potete trovare tranquillamente sul web. Vado quindi a elencare le cose che mi sono piaciute e le cose che secondo me hanno affossato un lavoro che poteva essere migliore. E mi è piaciuta la trama, è stato sfizioso vedere una storia ambientata nell'antica Roma. A me le ambientazioni storiche mixate con il fantastico mi piacciono tantissimo. Il mito delle tessitrici, molto interessante come queste maghe creino golem per proteggere il proprio impero. Le mie perplessità, però, sono veramente macroscopiche e quindi affondano quella che poteva essere una trama abbastanza originale. Il world building è davvero caotico, cioè io ho capito che ci trovavamo nell'antica Roma quando si parla di anfiteatro. Quindi siamo a metà libro. Non sono chiare le dinamiche politiche che ci sono in questo impero, che in realtà sono una parte centrale della storia. Mancavano dei dettagli per renderlo più verosimile. Sembrava di leggere, ecco, una fanfiction. Per quanto riguarda i personaggi, invece, un tasto dolentissimo sono le caratterizzazioni, secondo me. Aspasia è una ragazza che ha subito un trauma, che è quello appunto dello stupro, quindi è molto provata da questa esperienza. Però l'autrice non ce lo fa capire davvero nel corso di tutto il romanzo, cioè Aspasia prenderà decisioni nel corso della storia che davvero non hanno nulla a che vedere con il trauma che dice di avere. Si comporta in modo incoerente. Inoltre parla come se fosse un personaggio di un romanzo cavalleresco del 600. Lei viene dal nostro mondo. Non è verosimile, ecco. I personaggi di Seth e Adre sono un po' più cliché, li ho apprezzati un pochino di più, anche se faticavo a capire che cosa stesse succedendo. Adre è un personaggio che prima la vuole incatenare, dopo le chiede di fare una passeggiata. Ok, che passano 100 pagine in cui succede poco e niente, però come si passa dall'ostilità a vuoi venire a fare una passeggiata con me? Boh. Che l'autrice aveva in mente una sorta di crescita del personaggio, dei cambiamenti. Io questa cosa non sono riuscita a vederla. Sono andata avanti pagina dopo pagina, ma veramente con un groppone sul cuore, perché il personaggio di Aspasia è davvero immobile, è passivo, accetta tutte le decisioni degli altri. Mi ha ricordato tantissimo un personaggio di Murakami Haruki. Diciamo che con una trama del genere è stato un po' più difficoltoso leggere della sua storia. Un altro personaggio è Ezius, che è uno schiavo che poi si scopre essere qualcos'altro. Non vi so spoilerare troppo. Io è un altro personaggio che non ho capito, cioè dovrebbe far ridere. Ci sono delle battute, ma io non capisco le battute. Parla per citazioni. L'autrice voleva creare un personaggio un po' fuori dalle righe, un po' più maturo, perché Ezius è effettivamente l'unico che dice parolacce, che parla di sesso, di donne, di prostitute, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in realtà il risultato, secondo me, è stato abbastanza strano. Inoltre, i suoi capitoli spezzavano la narrazione principale, che è appunto la storia di Aspasia e compagnia. Perciò, quando arrivavano i capitoli di Ezio, ero lì che dicevo: oddio, no. Ma una delle pecche più importanti, la madre di tutto quello che in realtà non mi è piaciuto, è lo stile. Mi è sembrato di leggere Harry Potter con lo stile di D'Annunzio. Frasi troppo poetiche, troppo retoriche. Ci sono delle frasi che io mi sono segnata sul Kindle. In realtà è una lista lunghissima. Quando gli occhi di Aspasia si posarono sulla stanza di Aracne, la prima definizione che le venne in mente fu deserto affettivo. Quale ragazza dei giorni nostri entra in un'altra stanza e pensa deserto affettivo? Aspasia ha un
un sesto senso. Capisce tutto. Quando due personaggi si parlano, lei capisce immediatamente che Tizio è incavolato con un altro che non è presente all'interno del discorso. Se entrassi in una stanza, no, di una persona che non conosco, deserto affettivo. Vogliamo dire che Aspasia è particolare perché ha subito uno stupro? Ok, ma non può essere la giustificazione per tutte le cavolate che dice e che pensa, perché Aspasia è veramente strana. Ad un certo punto del romanzo lei viene incatenata. Il suo modo di reagire a questa cosa è stare ferma e immobile perché è così che si comportano i personaggi dei libri che legge. Non può essere. E questo comportamento è continuo, non è verosimile. Un'altra frase particolarmente significativa, che secondo me avalla, diciamo, la mia tesi. Il primo pensiero che Aspasia formulò fu: il tempo ha soffiato un vento di passato. Che cosa significa? Io ho capito quello che tentava di fare l'autrice, cioè cercare di creare uno stile narrativo molto ricco, basato sulla retorica e la poesia, per far vedere che lei sa scrivere. Ma io ho capito che tu sai scrivere, non mi servono delle frasi così filosofeggianti, oserei dire, perché o me lo metti in un contesto o io non ho idea di cosa voglia dire. Poteva essere un bel lavoro? Sì, secondo me è un lavoro migliore. L'ho finito veramente a fatica. La parte finale è molto confusa, dove succedono delle cose gravissime. E i personaggi sono molto tranquilli. Si dicono tra di loro: buono, andiamo avanti nella nostra avventura, ragazzi. Ora, se avete letto il libro, sapete quello che succede e io non la definirei avventura, la definirei catastrofe. È come se stessero leggendo anche loro una storia che non li riguarda. Così come è scritta adesso, è veramente troppo pesante. Se avesse avuto uno stile diverso, ma non che deve essere scritto da una persona diversa, semplicemente uno stile rivisto, un po' più addomesticato, sicuramente l'avrei apprezzato molto, ma molto di più. In descrizione intanto trovate la mia recensione, diciamo così, completa sul blog. Ci sono degli aspetti in più che nel video non ho fatto in tempo a trattare. Io ammiro tantissimo l'autrice. Scrivere un libro non è una cosa semplice. Costruire una caratterizzazione coerente non è semplice, quindi va bene se non è uscito un lavoro incredibile alla prima botta. Ditemi che cosa ne pensate di questo libro, se avevate intenzione di leggerlo o se invece lo avete già fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!